L'avvio di studi e ricerche sul acufene, quel suono continuo, costante che si manifesta nelle orecchie o nella testa come un fischio, un ronzio, un fruscio, è stato sollecitato alla terza commissione del Consiglio regionale, presieduta da Franco Rotelli, da Otorino Saviani, presidente dell'associazione Onlus Tinnitus Acufene. In Italia ne soffrono 5 milioni di persone, 100.000 sono in Friuli Venezia Giulia. Una volta a essere colpiti erano gli anziani, ma ultimamente il fenomeno si sta diffondendo anche tra i giovani. Purtroppo, ha sottolineato Savani, spesso l'acufene viene liquidato semplicemente come un disturbo molto fastidioso, quando invece si tratta di una vera e propria malattia invalidante che affligge il 10-15% della popolazione italiana. Chi ne soffre chiede aiuto, ma oggi non esistono rimedi efficaci. Per questo è di fondamentale importanza portare avanti un programma di studi e di ricerche in grado di individuare una soluzione. L'Università di Pavia e l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano hanno avviato un programma mirato a questo problema otologico, ma se non ci sarà un concreto intervento economico da parte delle istituzioni, la ricerca dovrà essere interrotta. Ciò che l'AIT chiede, quindi, all'amministrazione regionale è di prevedere un sostegno alla ricerca in corso o l'avvio di un progetto dedicato che possa portare a quei risultati che il popolo silenzioso attende da anni per poter vivere una vita normale.